Sottosegretario all'istruzione Salvatore Giuliano, riparte l'anno scolastico anche in Abruzzo, ma gli abruzzesi e soprattutto i genitori degli alunni degli abruzzesi chiedono più sicurezza per gli istituti. Sì, è una richiesta che proviene da parte di tutti i cittadini, perché la scuola, con il suo numero di utenti, chiamiamoli così, 8 milioni circa di studenti e quindi 800.000 dipendenti, coinvolge ogni famiglia, quindi la richiesta di sicurezza e di luoghi idoni dove consentire le migliori condizioni possibili di apprendimento è un'istanza che proviene da ogni cittadino di questo paese. Questo governo, da appena insediato, ha fatto, per quanto riguarda le politiche scolastiche, una delle sue priorità proprio quella di intervenire sulla sicurezza degli edifici scolastici. Ecco, questo impegno sarà nel medio-breve periodo. Partiamo subito con un nuovo modo di erogare le risorse, di essere molto più tempestivi, di erogare direttamente le risorse all'ente che poi dovrà subito curarne la spesa, quindi cerchiamo di essere molto più veloci nell'assegnazione delle risorse e conseguentemente anche con la realizzazione dei lavori.